Buonasera a tutti, benvenuti e ben ritornati sul mio canale con un nuovissimo video. Non mi sono dimenticata assolutamente di voi. Purtroppo, questo ultimo periodo ho da lavorare tanto e quindi non riesco a fare più di un video a settimana. E le pulizie purtroppo le faccio veramente quando ho tempo, in modo da tenere sempre la casa pulita. Quindi non sto girando assolutamente video di pulizie proprio perché senza telecamera riesco a fare anche in fretta. Detto questo, intanto vi volevo aggiornare sul mio bracciale che non c'è più. E dopo precisamente 4 giorni, cosa è successo? Che in pratica mentre prendevo una scatola il bracciale si è proprio, siccome aveva un filo di nylon, non nylon, era un ferro però troppo fine, nel prendere la scatola mi si è proprio sfilato, cioè proprio si è rotto. Quindi fortunatamente l'ho riportato da dove me l'hanno acquistato e mi faceva sapere questo fine settimana se me lo cambiavano, quindi lo mandavano in ditta oppure lo riparavano. In un modo o nell'altro mi ridanno il bracciale, meno male perché mi piaceva tanto e ci tenevo a questo bracciale, proprio per un valore affettivo, perché me l'hanno dato le mamme di questi bimbi e quindi per me, insomma, è più importante di qualsiasi altra cosa, ecco, anche se non ha un valore proprio economico. Ma non mi interessa. E vabbè, bando alle ciance, oggi ho fatto il colore, vi aggiorno sul colore, poi mi sono spaccata un dito, mi è volata mezza unghia, ho picchiato forte, non vi dico i dolori. Comunque, non sono a casa da sola perché ora ho i ragazzi da questa settimana a casa perché non vanno più a scuola. Ora va bene, Gabriele è uscito, Federico è qui che sta giocando e io sentite sottofondo il bimbi che sta andando perché stasera, ora giro la telecamera e vi faccio vedere un po' che cosa vado a fare. Voglio fare una ricetta sfiziosa. Ora intanto giro la telecamera e vi faccio vedere che cosa vado a fare e poi dopo intanto vi dico un po' gli ingredienti e poi li facciamo insieme per vedere un po' come viene. Giro la telecamera. Eccomi qua, quindi oggi andremo a fare insieme i cannelloni con la pasta delle lasagne. Io compro di solito la sfoglia sottile, però quella chiara, quella bianca, senza spinaci. Però oggi ho voluto provare a comprare questa e fare i cannelloni con questo tipo di pasta. Cioè, questa pasta l'ho già fatta, però con quella di spinaci è la prima volta. Quindi dividerò in due queste sfoglie e farò per ogni sfoglia farò venire fuori due cannelloni. Quindi io penso di andare a fare due tegami di questi. Che uno mangeremo stasera e l'altro lo mangeremo domani a mezzogiorno. Qui ho 3 etti di macinato, 2 salsicce grandi, le ho voluto mettere quelle, formaggio, mozzarella e 2 uova e poi ho messo un po' di sugo per fare in modo che il ripieno rimane abbastanza umido e non troppo secco. Poi ho preparato il sugo che ne metterò giusto poco e poi infine con il bimbi ho preparato la besciamella. Niente, ora ci mettiamo all'opera e facciamo i cannelloni. Thank you.
Eccoci qua, vi faccio vedere nel frattempo gli sviluppi dell'orto. Allora, a parte questo, il basilico, che ho già fatto 6 vasetti di pesto con quello che c'era giù. Guardate qui, tra qualche giorno mangeremo i friggitelli. Guardate quanti, guardate, a vista d'occhio. Guardate anche qui. Dov'è? Guardate questo. Guardate questo com'è enorme. Aspettate, ecco. E poi i pomodori. Guardate che pomodori enormi. Ora verrò su e verrò ad innaffiarli. Guardate. Guardate qui che pomodori. Ovviamente sono ancora, vedete, sono ancora verdi, ma cioè la pianta è piena di pomodori. È una giungla. Ora verrò a mettere l'acqua. Qui ci sono le cipolle che crescono sempre di più. Guardate questa. Aspettate, vi faccio vedere meglio. Ecco qua, guardate com'è grossa. Poi ci sono le altre cipolle, qui gli altri pomodori. Guardate qui. Qui ci sono gli altri pomodori che stanno crescendo. E qui, ecco, alcuni rossi. Qui e lì. Vedete? E vabbè, un po' quella di quelli verdi. E poi abbiamo il cavolo nero, che è ancora bello. L'abbiamo mangiato però, e qui ancora friggitelli, guardate quanti, guardate, aspettate, perché ecco qua, guardate tanti friggitelli. Qui ci sono le piante di menta, guardate qua questa menta enorme, il basilico sempre, guardate il prezzemolo com'è diventato. Cioè, è assurdo proprio. Poi non poteva mancare che farvi vedere il cetrioli. Guardate come stanno diventando grossi, sono gli unici due grossi. Poi la pianta ne ha veramente tanti, che poi io, vedete, sto togliendo. Quando diventano gialli li tolgo, perché è veramente strapieno. Guardate un po', cioè ovunque guardiamo ce n'è veramente tanti. Guardate qua, addirittura, cioè dappertutto, lì sotto, non so come, guardate. Poi queste mie fogliolone di basilico, questo era il basilico, se vi ricordate, ve l'avevo fatto vedere nel video, in alcuni video precedenti, che stava morendo, e l'avevo diviso un po' quella nelle piante. Ora qualcuno si stanno mangiando le foglie, le lumache, però guardate che fogliolone. Poi questo è il limone che stava morendo e si è ripreso. C'è un limone qui e altri due qui, però vabbè, sono piccolissimi. Anche questo si è ripreso. Ora non so se questo farà qualche limone. Però vabbè, qui ci sono le bietole e le cipolle. Poi qua ci sono tutte le patate che stanno crescendo. Mi sono dimenticata di farvi vedere qui questa, e sono solo fiori di zucca, verranno fuori delle zucche, però l'ho preso proprio per i fiori, li abbiamo già tirati via e fatto delle frittate e mangiati, erano veramente ottimi. Insomma, guardate questa pianta, poi è mastodontica. Ecco qui i cannelloni, guardate come sono venuti. Qui invece ho fatto, ho anche assaggiato le polpettine, che sono l'avanzo, in pratica quello che mi è avanzato della parte interna dei cannelloni. E questa qui, guardate un po', allora questa è una schiacciata che io avevo congelato e sono andata a riscaldare, guardate com'è tornata di nuovo morbida. Quindi quando avete il pane o la schiacciata,
ributtatela nel forno, anche se dura, con un po' di umidità ritorna come se appena comprata. E niente, io ora apparecchio perché io e Federico mangiamo e niente, ci vediamo magari dopo, così metto un po' a posto, devo tagliare anche il melone e lo taglio subito. E poi dopo cena vorrei mettere un pochino a posto e giocare un po' con Federico. Comunque, ora vado a tagliare il melone e poi nel frattempo lascio intiepidire i cannelloni perché bollenti non si mangiano. Buonasera a tutti, eccomi di nuovo qua. Allora, ho finito di mettere a posto la cucina, sono precisamente le 11 e ho messo tutti a letto. Quindi sono serena e tranquilla, beata, rilassata e tutto, perché ora è il momento di relax per me. Ho messo a posto l'asciugatrice, ho fatto un po' di cose in giro, ho preparato gli zaini per domani, insomma, ho giocato anche un po' con Federico perché gli avevo promesso di giocare e ho giocato un pochino con lui. Ora dalla comunione ho avuto un po' di giochi della PlayStation, della Nintendo e quindi mi chiede di giocare e vabbè, passo un po' di tempo, tanto è quella mezz'ora. E quindi sono molto stanca, ho anche innaffiato, però volevo, prima di chiudere questo video, così non facciamo un video stralungo, perché poi comunque sperando di ritornare a fare due video a settimana, perché per ora non riesco proprio né a girarli e né a editarli. Infatti spero che questo, oggi è giovedì sera, spero che questo esca venerdì domani sera questo video, altrimenti uscirà tra sabato e domenica. Appena riesco, provo a editarlo perché veramente ringrazio che ne ho tanto di lavoro, devo dire la verità. Però c'ho da soccombere a tutto. Comunque ce la faccio, sono abbastanza forte. Allora, volevo prima di chiudere il video farvi vedere perché, a parte, ho fatto un altro ordine. Vabbè, ora per far vedere proprio dall'inizio, ho fatto un altro ordine di tè.
tè e tisane, insomma. Guardate come sono precisi questi qui, della Cusmie, vabbè, ora non mi viene il nome preciso. Addirittura l'apertura è a strappo, cioè tu strappi, non devi prendere nulla, strappi la linguetta e ti si apre la scatola. Questo è per dire, ci sono delle ditte che sono seri al 1000 per 1000. Comunque l'avevo già aperto e ve lo volevo far vedere perché ho comprato altre tisane. Ma per quale motivo? Perché l'altra volta non ho fatto in tempo ad acquistarle con l'offerta e ho aspettato. Ho aspettato, ce le ho ancora, ne sto usufruendo tantissimo, erano tante, quindi quasi tutte le sere io mi faccio le tisane, però siccome qualche giorno fa, poi sono stati velocissimi, l'altra volta hanno fatto più fatica a mandarmelo, questa volta sono stati velocissimi, 2 giorni e mi sono arrivate il tè, e siccome erano di nuovo in offerta, alcuni al 50, alcuni al 25%, ho approfittato per prendere alcuni che avevo tralasciato perché ho detto vabbè, prendiamo questi e vediamo un po'. E sono riuscita finalmente a prendere altri che mi interessava prendere con la scatola, perché poi ci sono anche sfusi che tu, avendo la scatola, adoperi sempre la stessa scatola e compri il tè sfuso. Tenendo presente che questi costano l'uno sui 16-20 euro. Io li ho presi in offerta e durano veramente tanto, perché 100 grammi ce n'è di, insomma. Vabbè, bando alle ciance, ho preso una Lovely Morning, cioè che è una tisana del mattino, e ci sono i fiori, quindi tè, il tè e quello bianco, fiori, erbe e frutta, citrus e vabbè, limone. Quindi ci sono, vediamo un po', allora, orange, lemon e grape fruit, guaranà, flower e vabbè, è natural citrus, e poi i fiori di limone. Allora, in pratica questa è una tisana, Lovely Morning, è una tisana in pratica ai frutti tipo l'arancio, il limone, insomma, agli agrumi, ecco, mi veniva la parola questa, e non vedo l'ora di assaggiarla perché a me poi il limone piace tanto, gli agrumi ancora di più. Poi c'è la White Anastasia. Allora, qui ci sono tè bianco aromatizzato al bergamotto e fiori di arancio, quindi non vedo l'ora, perché sto leggendo aromi naturali di fiori d'arancio, quindi non vedo l'ora, e fiori d'arancio e bergamotto, non vedo l'ora di assaggiarla, anzi stasera quasi quasi una tisanina questa qui. Poi acqua frutti, allora qui ci abbiamo in questa azzurra, questa è l'acqua, poi anche quella estiva, ibisco, mela e le bacche di goji, e le bacche di goji, insomma c'è un po' di frutti, c'è un po', è tutto scritto in inglese, in francese, non si capisce niente, comunque o in inglese o in francese, in italiano non c'è scritto nulla, quindi bisogna decifrare. Poi qui sotto magari ci sarà scritto in italiano, ma io non ci vedo proprio bene. Comunque, acqua frutti, poi quest'altro è acqua summer, e qui invece abbiamo l'ibisco, la mela, arominato, allora qui non ci leggo nulla, la pesca, sì, la pesca, e poi altri ingredienti, ma il bianco sull'arancione a quest'ora e ce lo vedo proprio poco, quindi abbiate pazienza. Però questa è acqua estiva, quindi da bere fredda. Quando c'è scritto acqua si può bere proprio fredda come tisana. Poi questo non poteva mancare, è invernale, però questa è quella di Natale,
Io lo so, dici, ma tu prendi la tisana di Natale d'estate. Ma questa era in offerta, poi le scadenze sono al 2006, quindi non scade ora. E appena l'ho vista, ho detto, no, questa la devo prendere, perché in queste tisane qui ci sono vari tipi di spezie, tra cui in questa c'è la liquirizia, che nell'altra scatola non c'era. Quindi appena l'ho vista, e questa qui è... costava 20 euro, 120 grammi. Io invece in offerta l'ho pagata 11 euro. Poi, Only Spice, non ci vedo. Questa è un'altra tisana, sono quelle piccoline perché grandi non c'erano, però la volevo provare. Allora, questa è Husmi Tears, tia è decaffeinato agli agrumi. Questa è agli agrumi, proprio tutta agrumi, non c'è nient'altro. Mentre questa qui, che non ci vedo niente, questa è agli... vabbè, è un'altra tisana che faccio una fatica a vedere. Cardamomo. Vabbè, mi viene da ridere perché dovrei mettere gli occhiali da vicino, ce li ho da qualche parte. Perché questi qui sono per la lontananza, ma io ho bisogno anche di quelli da vicino, che l'oculista mi ha detto, no, sei ancora giovane, non hai bisogno, ci vedi bene da vicino, ma mica tanto. Cioè, diciamo, la realtà dei fatti qual è? Che ci sono delle scritte che su alcuni colori non si riesce a leggere. Comunque, ho preso 4, 5... con queste due scatoline 6 e 7. Ora io mi farò una tisanina, era per farvi vedere che comunque sono veramente ottime, costano veramente tanto. A me piacciono veramente tanto, tanto, tanto queste tisane. Io le faccio in qualunque ora della giornata, anche il tè. Gli infusi sono veramente buoni. Comunque, io stasera vado a provare questa qui e poi man mano durante il giorno proverò anche questa. Magari domani mattina appena mi sveglio provo questa qui, la Lovely Morning, e vediamo un pochino. Io ve le straconsiglio, se voi entrate, una volta che voi entrate e vi scrivete Cusmi T, scritto Cusmi Tea con la K. Una volta che voi entrate e vi iscrivete, loro vi mandano tutte le volte, infatti io ce l'ho sempre sulle email, vi mandano tutte le volte quando mettono le offerte, le promozioni su determinati prodotti, sempre tisane. Io devo dire la verità, ci stavo un po' all'occhio. Appena ho visto che mi hanno mandato, ho detto sconto le tisane, ho detto ora le devo prendere, cioè assolutamente, non posso non prenderle. E quindi niente. Fate conto che 1, 2, 3, 4, 5, questi due li ho pagati in tutto 60 euro, nemmeno 10 euro a pacchettino. Fate conto più o meno, sì, 12, 13 euro l'uno. Questi qui uno l'ho pagato 3,50 euro, che era a metà, e l'altro invece l'ho dovuto pagare 6,50 euro perché non era sconto, il barattolino piccolo. C'era quello grande, però lo volevo provare, quindi ho preso quello. Vabbè, niente, quindi io ve li straconsiglio. Cercate di vedere se vi va di bere delle tisane ottime, di vedere quando li mettono in offerta e provate a prenderli e mi darete ragione. Poi se volete consigli su quali prendere, ve li do spassionatamente perché le sto provando tutte e devo dire solo una non mi piace molto. Però quello va a gusti, è della Rooibos Vaniglia, che non ha un gusto buonissimo, però per il resto, per ora, quelle lì sono tutte ottime, ma queste penso anche. Vabbè, niente. Allora, io ora chiudo il video, spero di vederci presto, perché ho da farvi vedere veramente tante novità, tante cose che ve li farò vedere. Piano piano, e ho appena fatto un ordine di Temu, mi dovrebbe arrivare, quindi vi farò il video sui prodotti Temu e ora mi organizzo e vedo, perché ho fatto degli ordini che poi vi farò vedere,
anche molto validi, molto molto validi. E sono stata anche fortunata perché ho trovato delle offerte e li ho acquistati. Poi vi dirò in pratica di che cosa si parla. E niente, io ora chiudo il video perché sennò diventa lunghissimo. Vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Ciao da Cecilia, al prossimo video. Ciao.